Premio Bacco 2019, Notte delle Stelle, è arrivato il maestro che posso definire ormai prima amico e poi maestro, è Alberto Veronesi. Da quanti anni ormai, Alberto, ci incontriamo a Berlino? Sono diversi anni, credo il quarto questo. Esatto, sì, sì, ormai sei uno dei nostri più cari amici, un uomo dal grande talento e dalla grande umiltà, cosa veramente rara nel tuo mondo e nel nostro mondo dello spettacolo, concordi? No, l'umiltà di fronte a Giacomo Puccini è d'obbligo. L'inchino ci vuole davanti al grande Giacomo. Ma secondo me questa grande dote, come tanti principi sani e saldi che tu hai, te li ha inculcati anche tuo papà. Perché il grande Umberto Veronesi, lui è appunto il figlio di Umberto Veronesi, l'eccellenza medica, l'oncologo che tutto il mondo ci invidia e ci ha invidiato, secondo me insomma ti sono stati radicati bene da papà. Ma che tipo di papà è stato? Papà Umberto è stato una persona, un grande padre sicuramente, che aveva questa cura. Lui continuava a dire: quello che ci rimane solo è il nostro patrimonio genetico, il nostro patrimonio genetico sono i nostri figli, e lui quindi aveva questa considerazione, proprio principio questo, questa enorme cura della famiglia, della quale appunto loro hanno voluto far parte, perché è una buonissima idea questa di occuparsi soprattutto dello studio. Bravo. Loro hanno trovato e distribuito oltre 1000 borse di ricerca, che sono più di borse di studio, perché sono borse per persone che hanno già fatto gli studi, che stanno facendo ricerca scientifica di altissimo livello. Ecco, e quindi io infatti ho detto voglio diventare anch'io fautrice di questo progetto, perché più poi di quando 1000, si tratta di curare i bambini enorme, che sono la nostra forza del domani, dobbiamo unirci. Come dobbiamo unirci anche a promuovere il Pucciniano, vero? Festival Puccini Torre del Lago, anche qui voi siete alle Notte delle Stelle da 24 anni, mi pare. Questo è il 27esimo. Io sono al Festival Puccini da 20 anni. Caspita. Più che un teenager, ma che teenager, questo maestro che secondo me è all'avanguardia. No, ero piccolo. Voi lo vedrete stasera accompagnare con la nostra tastiera una bravissima soprano, fra poco lo ascolterete, perché dobbiamo in qualche modo promuovere, ma delle arie che le abbiamo scelte un po' insieme, vero maestro? Sì, io ho messo anche del mio, chissà la soprano se era contenta o no, ma io gliele ho chieste esplicitamente e fra un po' l'ascolteremo. Tutta questa umiltà, questo talento in queste mani qua, amici, e non solo, il maestro Alberto Veronesi. Grazie Alberto, grazie. Invitiamo tanto tutti, allora mi raccomando, il Festival Puccini Torre del Lago quest'anno è un grande festival, come da diversi anni. Inizieremo con una diretta televisiva il 6 luglio da Canale 5 con l'anniversario dei 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli. Ci saranno tantissimi ospiti, per dire Renato Zero, a Carreras, anche eccetera. Anche della musica pop. Anche della musica pop. Cantanti lirici, che bello. E poi avremo dal 12 luglio nuove produzioni, la Fanciulla del West, e poi le opere più importanti, Tosca, Turandot, Butterfly, Bohème, e anche Le Villi, che faremo la prima opera di Puccini, che sarà fatta il 16 agosto. Saremo tutti lì, forza allora il Pucciniano, forza la lirica, ma direi il bel canto e la bella musica tutta, vero? Assolutamente. Alberto Veronesi per voi, da Notte delle Stelle. A presto.